Benvenuti o bentornati nel mio canale. La storia di oggi mi è stata richiesta da un utente, Sirio Stella. Conosceremo quindi la storia di un serial killer italiano, Marco Bergamo. Marco Bergamo, il serial killer di Bolzano che uccise 5 donne tra il 1985 e il 1992, era un falegname e saldatore apparentemente tranquillo che viveva con i suoi anziani genitori. Non aveva mai avuto un'amica. Aveva avuto, sì, una ragazza tra il 1990 e il 1991. Marco aveva paura di essere rifiutato. Odiava le donne, era solito dire che erano esseri vili ed egoisti, abituate a usare l'uomo e a buttarlo via come una sigaretta. Un'infanzia solitaria la sua, era un introverso. A 4 anni gli diagnosticarono un ritardo linguistico. Aveva problemi di obesità e pochi amici. Il suo divertimento era fare lunghe passeggiate da solo in montagna. Fin dall'adolescenza collezionava coltelli e ne portava sempre uno addosso per sentirsi protetto. Era un ragazzo che non spiccava di intelligenza, aveva la fetina penale pulita, anche se ammise in diverse occasioni di aver rubato biancheria femminile. Il 3 gennaio 1985 un delitto sconvolge Bolzano e la vita di una madre che, tornando a casa dopo il lavoro, scopre sua figlia, appena quindicenne, senza vita. Marcella Casagrande era una ragazza semplice e tranquilla, nessun brutto giro, né nemici né amicizie sospette. Quel giorno era rientrata da scuola da sola dopo le 15 e poco dopo morì. Qualcuno la coltellò numerose volte alla schiena e al petto, poi, dopo averle tranciato la gola, proseguì, non contento, ad accoltellarla. Un delitto che rimase irrisolto per 7 anni. Il 26 giugno, una nuova vittima, Anna Maria Cipolletti, un'insegnante con un doppio lavoro e una doppia vita. La notte era uno squillo di Alto Borgo e si prostituiva nel suo appartamento. Lei fu vittima di una furia inaudita. Venne uccisa con ben 19 coltellate. Trovarono un biglietto dove era stato appuntato un nome e un pensiero. Marco, andato via. Chi sia, non si sa. Anche questo caso rimase irrisolto per 7 anni. Il 7 gennaio 1992 venne trovata morta nel parcheggio quasi deserto della stazione vicino alla funivia del Renon a Bolzano, con decine di coltellate su tutto il corpo, un'altra ragazza prostituta e tossicodipendente, Renate Rautz, che aveva solo 24 anni. Il giorno del suo funerale venne trovato sulla sua lapide un bigliettino scritto a penna che recitava «Scusa per quello che ho fatto, ma sai che dovevo farlo». La firma è M.M. Il 21 marzo 1992, dopo appena 2 mesi, venne ritrovata a cadavere un'altra prostituta 19enne, Renate Droger. Prima venne strangolata, poi sgozzata e colpita da 14 coltellate. Il 6 agosto 1992 è la volta di un'altra prostituta 20enne, Marika Zorzi, che venne scaricata morente sul ciglio della strada a Campodazzo. Ma questa volta Marco Bergamo venne fermato. Compiva 26 anni proprio quel giorno. L'ispezione dell'auto rivelò sangue sui sedili e venne ritrovato sul luogo del delitto un pezzo dello specchietto retrovisore della sua auto. Controllando il suo appartamento, venne ritrovato anche un bigliettino scritto di suo pugno con la stessa scrittura di quello trovato sulla lapide di Renate Rausch. Vennero ritrovate anche una giacca a vento col sangue della donna e ritagli di giornale sul vecchio delitto della quindicenne Marcella Casagrande. Bergamo crolla e ammette tutto. Si scopre così che Marcella è stata la sua prima vittima, scelta a caso. Racconta che la conobbe in un negozio di articoli fotografici. Visto che lui voleva mostrare la sua nuova macchina fotografica, propose di salire a casa della ragazza e lei acconsentì. Una volta a casa, Marcella ricevette una telefonata dalla sua amica che la invitò a fare un salto al centro commerciale. Lui è arrabbiato per non aver ricevuto attenzione perché non voleva assolutamente che la ragazza andasse via, la uccise. Ammise però di aver commesso solo 3 dei 5 delitti, negando di aver ucciso Renata Droger e Anna Maria Cipolletti. Tuttavia è stato ritenuto colpevole di 5 omicidi e condannato 4 volte all'ergastolo e 1 volta a 30 anni di reclusione. Durante il processo uscì il profilo di un uomo che odiava fortemente le donne. Raccontò durante la deposizione che spesso chiedeva alle prostitute di vendergli biancheria intima e che faceva spesso sogni in cui uccideva le donne
in modo barbaro. Era un sadico assassino spaventato dalle donne, ma non malato di mente. Il padre del 72enne, quando il processo sta per essere trasmesso in TV, sopraffatto dalla vergogna, si impicca nella soffitta di casa. 20 anni dopo cerca un appiglio giuridico in grado di consentirgli una drastica riduzione della pena, chiedendo di essere rigiudicato con il rito abbreviato, anche se all'epoca dei fatti non era contemplato dal codice. E questo gli avrebbe consentito la riduzione di un terzo della pena, ma l'istanza fu respinta. Nel 2016, dopo 24 anni di carcere, venne trasferito nella casa di reclusione Modello di Bollate, ove ogni detenuto è messo nelle condizioni di scontare la pena non in termini punitivi, ma secondo una filosofia di recupero con un percorso di consapevolezza che valuta anche gli obiettivi e aspettative del condannato. Il 17 ottobre 2017, per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, viene ricoverato in un ospedale di Milano, dove, dopo circa 10 giorni di ricovero per gravi complicazioni respiratorie, entra in coma e muore. Aveva 51 anni. Il video finisce qui. Un grazie di cuore ai vecchi e ai nuovi iscritti. Ricordo come sempre che se il canale vi piace e non volete perdere nessun video, vi basta iscrivervi senza dimenticare di cliccare sulla campanella e se vi va potete iscrivervi anche al mio secondo canale che tratta di misteri. Troverete il link nell'info box. Vi ricordo ancora che se volete richiedere un video su un personaggio specifico potete lasciarmelo scritto nei commenti o in direct su Instagram, stesso nome del canale, o tramite mail a semplicementeme.jasmine@gmail.com, mail che troverete anche nel box informazione. Un bacio e al prossimo video.